la macca. Okay. Okay. Il pedofilo. La pedofilia. Ok. Solo che questo è il problema, sai qual è? È che A-E-I-O-U-Y. Tu te lo ricordi se la giochi questo qua? Sì. Tu c'hai quattro comandi e dipende da dove ti mettevi. C'era, se non sbaglio, uno per Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo. Quindi qui puoi solo scegliere di giocare con Donatello. Donatello era quello con le spade, no? Non ricordo. Donatello? Donatello. Leonardo. Leonardo. E vabbè, dai. Raffaello quello con... Michelangelo quello con un ciacco. Che città abbiamo messo? Bello. Leonardo è più forte. Dai, facciamo almeno infinite vite infinite, dai. Ok. Bello questo. Bello, eh? Ma c'è un merdariano? Io? No, caffè ariano. Questo più o meno lo stesso anno, cioè l'anno successivo. Lo vedi com'è cambiato il gameplay? Molto più dinamico. Di un anno, Bello. Ma è uscito il nuovo. Teenage Mutant Ninja Tato. Teenage Mutant Ninja Tato. Scusa. Hai mai visto Teenage Mutant Ninja Turtle? Sempre, quello... cartone animato. No, il cartone animato, quello lì fatto tipo... per quelli che erano travestiti. Vabbè, devo dire live. Ma il film, dici? Si può dire live. Che cosa? No, non si può dire live. E non lo di? Pensavo si capivamo al volo, perché forse era famoso come video. Mamma, robottino, lo ricordo. Ecco, infatti. Ok. April. Questo Bebop Rino. Come? Bebop è Rocksteady, è tostissimo. Lordo. È proprio un Don Pippo.
Sì, amori. Cos'è? Un energumeno, quello. Guarda Shredder, è Shredder questo. Sì. Come on, after the Shredder, quip. Questa è la Konami, mi sa che l'ha fatto. Può essere, come... Parchimetro è bellissimo, non so dove parchiamo. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Sempre il classico due bottoni, non so se c'è una roba, ma non c'è una mossa speciale, credo. Ma la pizza come la prendo? La madonna, questo è l'89 sto gioco, ragazzi, ma che davvero. Ciao Alessà, pure io ero, senso che Alessandro, go ninja, go ninja, go, go ninja, go ninja. C'era Vanilla Ice che faceva la colonna sonora al film vecchio, a New Stunt. Ma di Vanilla è quella? Sì. Go ninja go, go ninja go, ninja go. A me non dispiace sto, sto gioco. Ma perché? Questo come si chiama? Chi? Questo è Rock, Rocksteady. Ah, Rocksteady. Il cinghialotto. Mamma mia. Perché non fai anche... No, cazzo, di farlo quello. Cosa? Rocksteady! Che devo fare? Shinobi. Ah sì, Shinobi, certo, per forza. Revenge... Io devo quello. Sì, anche Shadow Moon. Sai che si chiama così. Bebop, c'ha ragione Alex. Bebop, sì, ho già fatto... Questo è Bebop. No, questo è Rocksteady. Già fatto Bebop. Shred, sì, sì, sì. Quella alla fine credo che sia. Ma
muori, balordo. Ah. Crank sarebbe il cervello, giusto? Sì. Oh, grande. Nelle fogne è casa mia, oh. Dovrei essere fortissimo. No, è casa mia nelle fogne. Questo si gioca in 4, ragazzi, bellissimo, mamma mia. Dice, non ci giocavo in 4. 4 è un delirio. Ah, bellissimo in 4. Bellissimo, guarda. Ma che c'ha? C'ha le mosse speciali così? Era no. Casa di Lorenzo, era casa di Lorenzo, dici bene, era, perché adesso è più pulita, quindi non è più una fogna. Camera di Lorenzo, perché adesso non è pulita. La camera, sì, è stata una spazzata, ho pulito. Ma mantieni la tale. Ancora le monetine per terra, però. Ma mantieni la tale. Dovevo rifare il letto, poi sono andato lì a... Chi è? Ah, me li ricordo, sti cagnolini. Sono andato lì da quella parte, non ho più rifatto niente. Come cagnolini? Sono... I robottini cagnolini, vero? Questo è il clan del piede, che si viene. Oh! Bastardo! C'era un gioco che c'ha gli Slayer nella... nella colonna sonora. Che gioco era? Vabbè. Ma per cazzo. Ma che è? Ma che cos'è sta roba? Alex, tu te lo ricordi qual era il gioco che c'aveva lei? Proprio in MIDI. Proprio fatto in MIDI, proprio 8 bit. Sicuramente non negli anni 80 le Slayer. Un po' come si può. No, era anni 90, era anni 90. Nei primi anni 90 era uscito già Angel of Death. C'era cos'è, cos'è il Pantera? No, Slayer. Il Pantera non l'hai mai ascoltato? Il Pantera sì, l'ho ascoltato da bambino, tra virgolette, ragazzino. Ma non mi piacciono molto. E Pantellas? Pantellas. I Pantellas? Chi è questo? I Pantellas? Ma che è sta roba? Non oh, chi è quest'altro qua? No, come? Mi partorisce robot, cagnolini. Guarda la foto com'è, sono qui. Ehi, aveva una coltellata questa. Non lo so, che cazzo. Il culo che mi viene. Il subo. Muovi quella manina. Ecco. Hai voglia? La sta muove, certo. Muovi quella manina. Alex, cosa fai? Sono le macchine come sono enormi rispetto ai personaggetti, sì. Guarda. Proporzioni completamente sballate. Calmati! Intanto era vera. Fa culo Mattia. Grazie, guarda. Calmati! Calmati il cazzo. Ma se non fai così.
il giotto sta dai, sì. Senti, ma perché devi popolare la mia live? Perché non vai nella live dei tuoi amici decerebrati? Sono in estasi. A giocare a League of Legends. Bravo, a giocare ai giochi per bambini disadattati. Sono in estasi. Ma volevo combattere, guarda, le accuse di un vecchio ignorante. Ah, assolutamente, guarda. Sono insieme adesso, Bebop e Rocksteady. Un vecchio ignorante. Devi cambiare però. Mamma mia. Ma chi è April che sta incatenata? Cacciatemi Don Pippo, mi fa scendere il flow. No! Che ha salutato Alex, ciao Don. Alex, Alex Lariete. Alex, guarda, te lo ricordo io, Alex 41. Oddio, ma dove... Alex congrega dallo stato. Vado incazzato. Vado incazzato, vado incazzato. Arrabbiato. Mi sembra un passito. Oh, che, ma che bella! Che... Madonna, che bello sto camioncino da... Tra fare se... April, sì, volentieri. Tra sborrare siete tra... Ah, guarda. Allattami. Leccami la frase. Fammi sentire come fanno l'amore i Ninja Turtle. È un bel casino. Sto regista veramente da licenziare. Sì, il regista proprio. È un casino perché ho cucinato tutto ieri e tentando per provare se. Ah, non hai più trovato la soluzione della roba? No, sì sì. Però ho tolto. Voice menu. Cioè non è che l'ho tolto, l'ho spento perché volevo provare se. Ah, ok. Forse è quello che era il problema. Ed era quello? No. Vabbè, l'hai trovata la soluzione, quindi cos'era? Dovevo OBS? Dovevo mettere il microfono a 4. Ah, ok. Mi trebbe. Allora, forse è un layout mio quello, forse. Che c'è un botto di periferiche, capito? Ma che cazzo è? Ma che? Che cazzo ci dure? Ma che cazzo ne so? Vai, 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 vai. Idiota. Bastardo. Che sei in tangenziale. Sì, hanno occupato tangenziale. Sì, questa è la tangenziale di Roma. Vede, aspetto dove scende Fantozzi. Che può prendere autobus al volo, no? Ma ci arriviamo piano piano. Piano piano, eccolo che arriva. Non si vede Fantozzi che scende. Calmi col cazzo. Con quelle punte. Frigo freschissimo. C'è manco una mossa speciale in sto gioco del merda. Questa è. Cioè morire. Sì. Martelloni giganti. Ma che è? Che è il circo?
Certo. In una parte. Cinque donne. Alla. Guarda. Ma che è? Non ha senso questa cosa. Non ha per niente senso. Quindi, mo esce un altro? Ok. Teenage Mutant Ninja Tato. Dove è Teenage? Come dire? Ragazzini. Teenager. Ah, Teenage è scritto come Teenage. Sì. Ok. Guarda che figo con lo skate. Con Ninja Skate. Chi è che gli arriva i messaggi ogni 5 secondi? Gruppo Telegram dei giochi da tavolo, delle offerte. Sei tu? Curiosissimo. Ora sto per la live per andare a vedere quali giochi da tavolo. Ho detto iscriviti, si chiama Board Game Offerte il canale Telegram. E dove lo trovo? Telegram, canale Telegram, lo trovo su Telegram. Perché io non lo conosco Telegram, cioè ce l'ho ma non ho mai. Beh, c'è pure su Facebook, ci sta pure un canale, un gruppo. Si chiama Board Game Offerte, si chiama. Che non si capisce un cazzo! Grande Ninja Bass. Mutate quel porco di Don Pippo. Ma che schiantate il furgoncino, porca madonna. No. Saziami, tutto fresco io sarò. Bucciami, il gioco ti sazierò. Ah, Cristo! Sbucciami. Mi ispira molto come gioco Papillon. Perché mi piace il film di Papillon. Il coglione. Ma Papillon è sulle farfalle, se non sbaglio. Non so, ma Papillon. Credo, non mi ricordo. Non fa di cazzate. Credo che sia pure una specie di. Boh, no, mariposa forse per le farfalle, non mi ricordo. Forse sarà un astratto Papillon. Butterfree Garden Request. Bel merendero. Guarda mamma chi c'è. È arrivato il merendero. Animali a tratto. Ma che cazzo c'è a dire? Piazzamento tessere. Maggioranza. Come si chiama? Papillon. Ah, Papillon, piazzamento tessere? Ok. Piazzamento tessere mi era tipo Carcassonne. Sì, lo so. Chi è il mostro qua adesso? Shredder?
Mazza 50 euro chi ce ma l'ha? Che è, oh, ma che è, oh, ma che è? Come si ammazzano queste cose? Ho 10 euro. Sì, vabbè, sti cazzi. Ciao, Dio. Ma che come si ammazzano queste cose? Ah, ok, a posto. Più semplice del previsto. C'è Bloodborne, il gioco da carte. Salute. Tu conosci Deo. L'inglese, Lorenzo? Sì e no, sì. Ok. Sì. No, vabbè, no, in effetti no, in effetti hai ragione. Sì e no, fa tirare. Perché? No, niente, perché... Per vedere come un gioco... È bello vedere il gameplay, no? Sì. Ci sono parecchi gameplay di blogger americani, no? O inglesi, ah, comunque, quello sì, quello sì, su YouTube sì. Li hanno fatti un botto, gli italiani sì, ne hanno fatti, però non tantissimi. Il gameplay lo fanno più gli americani in genere. Abbassa qua la televisione, oh. Ah, maestro Splinter è qua, maestro. Chi è questo adesso? No, davvero, mutate da un pippo. Abbassi il volume. Ma si sente in live, dico. Molto? Io non lo sento molto in live. Oh, si sente la televisione, si sente. Vabbè, sì, stiamo sul Discord. Adesso lo caccio proprio. Ma quello non esiste. Questo ragazzo inutile. La bugia non è inutile, non pisce proprio la bugia. Ah, ecco. Si è mutato, si è mutato. 50. No, vabbè, la posso regolare io, non ho un problema. Ah, no, si è mutato. Ok. No, mica per niente, perché se sentiva la televisione, si sentiva... Ma come fa a spingere se sto battuto? Tu potevi tutti. Non ho capito. Che detto, Matti? Come fa a spingere se sto battuto? È più forte di tutti. Il maestro. Vabbè, perché in più persone forse l'avranno rapito. Gallina metallica, sì. intanto, gallina metallica quanto vuoi. Quanto cazzo, da solo pugno. È un fucile che lo uso. Ecco. Lo lascia a fiamme. Amore, lurido. Gli ha fatto il culo rosso. Vabbè, oh. Minchia. Sai che mi hai cagato un po' il cazzo, eh? Stai esplodendo. Esplodi, cazzo. Ah. Ma io sì sono qua. Sì. Ma ti avvicini. Vai, Splinter. Thank you.
Ma te sei liberato, cazzo, ero lì. Combattevo da un'ora. Come si chiama questo? Grand. Questo è il tecnodromo. Tecnodromo, esatto. Ma Splinter, scusami, Shredder l'hai già battuto, non ho capito. No. Non ho ancora incontrato Shredder. Ma c'è anche il tecnodromo. Perché adesso sto andando a prendere April e l'ha portata nel tecnodromo. Ma April l'hai già liberata? No. Quando la stavo liberando se l'è rapita la Splinter. Shredder di nuovo. Che palle, non è? Sì. Ma trovo che la tua fidanzata, mi piace lui. Ma infatti, però è comunque un'amica, no? No. No. Una troia. Sì, ma questa roba come si fa adesso? Scusami, cioè. Per il passare la via foto. Ma lì, esatto. Devi uccidere quella foto. Ma che cazzo. Oh! Boh. Spray congelante. Sì, a me stanno aspettando questo. Non riescono da niente. È impossibile. Cioè, sarebbe impossibile. Ma tu che ne sai? Oh, è saltato, cazzo. Ciao, Davi. Ma chi è? Davino. Chi è? Davino? Non lo so, ecco. Non so se c'è una sorella, però potrebbe chiamarsi Mei June anche. Ninjo. Ninjutsu. Dove sta portando? Guarda Mei, che cavolo. Comunque è fatta bene la grafica, eh. Ho detto quello che vuoi, però. Considerato l'epoca. Chiede Alessandro gliel'anno, se lo sapete, se no lo vado a cercare io. Lo sapete l'anno? 89. La mamma bisestile. La mamma bisestile. La mamma bisestile. Sì, di April. Beh, che fa? C'è proprio la mia pare, non voglio. Che? Chi è questo adesso? Scusami. Giacomo si chiama, è cattivo. Giacomo! Si chiama Enzo. Fa il meccanico in piazza Udu numero 45. Non fare finta sardo che è ridicolo. Non fare? Il finto sardo che è ridicolo. Cassa Udu ho detto. È bruttissimo. Cassa Udu non esiste? Non esisterebbe mai Cassa Udu. Cassa Udda forse. Udda. Ma qui in Sardo non esiste una piazza, via. Qui non c'è una via Vittorio Veneto in Sardegna. Un piazza no. Garibaldi, no, una no, via Manzoni. No, Udu, via Sulcis, Udu. Via Saraghe, Saraghetta. Via Saraghetta. La Carregas. Via del Brudoteca. Che cazzo sei lì? No, la Brudoteca è dove compri i libri per ammazzare la gente. Che è la Brudoteca? La Brudoteca. Budello Tecas. Vedi, non sai farlo, non ce la fa. È fuori dalla tua portata, Lorenzo, mi dispiace. Fuori dalla portata mia, se sono romano, fuori dalla portata mia. No, ci sono romano, ma che Brignano non è bravo a fare il sardo, sempre quello fa bene. Vabbè, a Brignano è Brignano, io. È Lorenzo, Lorenzo.
Non è perché sei romano, è perché sei Lorenzo. Lo so. E allora vaffanculo, pezzo di merda. Ma che cazzo stai a dire? O vedi come lo fai male, o vedi come lo fai male. Oh, vedi, ognuno deve fare il proprio accento. Sì, ma io sto personaggio non mi ricordo nelle tatuole ninja. Ma non esiste questa cosa. Forse è Funari, non lo so. Ah, fettina di mortadella da... Dammi ti sotto ascella. Adesso ragioniamo. Questo è Krang. Questo è Krang, cazzo. Ti vedi che è Krang. Ah, fettina di mortadella da metti sotto ascella. Buona fettina di mortadella. Ma sono messa... Stava al cesso. Dice, no, no. Lorenzo, Lorenzo, per favore, prendi quei medicinali. Che sto in live. Da. No, sta sì. A Funari quando... Alt F4. Quando reboot. Per culo. Stava a Funari quando ubbiava per culo coso. Fai Bruno. Un sudo reboot veloce. Sudo synaptic. Poi up. Ti piace? Ti fai sudo upget. Update. Up. Ti piace Krang Lorenzo come personaggio, guarda. Un grande, oh. Ma Lorenzo sta impazzendo, sta cantando. Sembra Contini, sembra un amico mio che si chiama Davide Contini. Niente, e... oggi è la giornata in cui ricorda tutti quanti gli amici. Quello li ricorda un altro amico. Vabbè. Vabbè, oggi è una giornata particolare, diciamo. Krang è enorme, è altissimo. Enorme, sì. Eh sì, anche questo qua è enorme, ma c'ha la faccia proprio così. Se lo vedi, c'ha... Cioè? Come dire? Cioè, capelli... Gli occhi laser, senza capelli. Ha una pinzetta in testa, no? Sono le antenne. No, sembra lui, proprio come lo vedi, sembra... Questa faccia, c'ha gli occhiali, sembra lui. Proprio. Ma è più forte di Krang oppure pari? Davide Krang Contini, è imbattibile, so, dai. Aspetta di fare nome e cognome da gente. Spero per te, no, spero sei imbattibile, altrimenti qua... chiameremo D. Ciao D, tanto ci segue. No, ho capito. Ciao D. No, stavo dicendo perché ci sta seguendo. Ah, allora sì, va bene. Adesso? Ciao D, iscriviti D. E dai, rotti al cazzo. Ah. Di, dovresti essere tu questo, eh? Non so, ho detto Lorenzo che sei identico a te. Ho con mal di testa. Ma l'ha sentito, ma ci sta seguendo. Sono invincibile, sono invincibile. Subito? Schroeder? Minchia, non aspettavo. Va bene, va bene. C'è anche fratello chiamato, guarda. Pezzo di merda. Bastardo. Perché sono io? Cosa sta succedendo? Si è sdoppiato. Schroeder lo faceva comunque. Che cazzo? Sì, c'aveva i poteri ninja. Ma che c'entra i poteri ninja? Come fa a stoppiarsi una persona? Che... vabbè, c'ha i poteri ninja, sti poteri... Oh, è un cartone! No, è basato sulla serie vera, che si dice? No, cazzo. Cartone è un cazzo. Odio gli ingegneri, ti giuro, odio gli ingegneri. Perché? Perché c'avete la fissa della... Ma non è ingegnere, Mattia, mente a tutti. Io ho studiato ingegneria, ma non sono ingegnere, non ho fatto mai un cazzo. Ma come ne hai detto che ti sei laureato? Che, ma non ho mai fatto una mia, sono ingegnere io. Ma Mattia non c'ha manco la terza media, che dici? Ma hai detto che sei laureato, mi ha detto. No, come? Mi sono laureato su Trivia. Ah Mattia, allora non mi dire cazzate. In realtà ne ha prese 6 di lauree sull'esattezza. Perché io non potevo vantarmi, gli potevo pesare uno. Ha preso storia, storia, poi no, storia, poi ha preso geografia, cazzo, hobby ricordo. E sport, matematica, no, hobby e sport, non c'è, no, mi ha trasformato, hobby e sport, scienza. Natura e scienza, sì, ne ha preso, e caccoli, e arte e letteratura. La marrone quello sarebbe. La marrone, sì. Anche la marrone mi ricordo.
Arte letteratura la marrone. Oh, ma te sdoppi sempre, ma hai rotto il cazzo. Ma quante volte devi sdoppiare? Come fare il biccio verde? Con la magia. Con il raggio elettronico? Sì. Mamma, che buce di culo. Non credo che mi somiglia. Ma chi? Alex. No, non stavo parlando di te, Alex. Stavo parlando di un mio amico che mi somiglia, che ci sta guardando. Che somigliava a Scener, a Krang. Ma il cervello o il corpo? Il corpo. Ah, allora mo lo finisco. L'ammasso di budella. Il tuo amico, immaginavo. Ma secondo te Krang è uno stomaco, cioè un intestino oppure un cervello? Un testicolo, Krang. Un testicolo, te l'ho detto io. Te l'ho detto io. Grande. Mesi che te lo dico, mesi. Ammazzato. Fanculo. Scoppia, tecnodromo, che merda. Il tecnodromo? Ma come fate a fare l'espo? Cioè, che cazzo, c'è cioè, una bomba? Lo sconfiggi, lo inneschi. E tu dove grande. Sei? Grande. Mo, vediamo. Sei morto? No, che è morto? Io sono uscito subito. Ah. Ah. Ok. Grande. Hai visto che ti dice? Cioè ti lascio ancora il dubbio. Ma che fine hanno fatto Krang e Shredder? Sono stati vaporizzati, sono stati bruciati o sono scappati in un'altra dimensione? Lo scopriremo solo prossimamente. Nessuno lo saprà. Nessuno lo sa. Possiamo dormire. Mi sa che è uscito un altro comunque. Ma può essere che non sta aperto per poterlo fare. Sì, poterlo fare. No, mi sa che l'hanno fatto, L'ho visto un altro. No, dice forse sono in un'altra dimensione. Ah, certo. C'è una un'ipotesi. Chiediamo a Lorenzo. Comunque mi ricordo il film che il primo era bellino, secondo me anche il terzo era una merda, era in Giappone nel passato, in caso di... Io sono in un'altra dimensione, Alex. Tu dici che sono... Quindi è possibile trovare delle dimensioni. Sì, ma che cazzo c'entra? È molto bello Ninja Turtle perché è cittadino, è ambientato una metropoli. Grazie Alex che oggi mi tiri su perché sei una persona molto simpatica. È bella. Beh, è sex. Bella. Sex. È sex. Sei molto sex. Sì. Ma in che città era ambientato il film? Allora, vediamo se era buona memoria.